principale battaglia di questa legge di bilancio sarà cercare di incentivare il più possibile i pagamenti digitali senza tassare il contante. No, come tante cose dette in questi giorni, non esiste un tema di rimodulazione dell'IVA. Ne abbiamo parlato, ma si parla sempre eventualmente in futuro, ma dovuta a interventi legati per esempio all'ambiente. Quindi il famoso discorso di tassare un po' di più ciò che inquina di più e tassare un po' di meno ciò che inquina di meno, ma tutto a invarianza zero, cioè il cittadino pagava 100 in totale l'anno scorso, dovrà pagare 100 anche quest'anno. Rimodulazione significa questo, non aumentare l'IVA. Sulle tasse al momento non abbiamo nessun tipo di aumento. È stato l'impegno del Presidente del Consiglio e di tutto questo governo. In questa legge di bilancio, oltre a non far scattare l'IVA e ridurre il cuneo fiscale, il grosso intervento verrà fatto sulle famiglie. Quindi, ora non le so dire, non stiamo studiando noi direttamente il tema pannolini, famiglie, asili, però sicuramente è possibile. La lotta all'evasione oggi vale 200 miliardi di euro solo in Italia e si dice, tutti dicono che gli strumenti di pagamento, se si inizia a pagare in maniera tracciata, questo possa riuscire a sconfiggere l'evasione. Ecco, la principale battaglia in questa legge di bilancio sarà cercare di incentivare il più possibile i pagamenti digitali senza tassare il contante, ma dando dei ritorni monetari a chi usa la carta, dando la possibilità, come sarà dal 1 gennaio 2020, a chi paga con la carta di avere il doppio di probabilità di vincere con la lotteria degli scontrini, che parte ora dal 1 gennaio 2020. E abbiamo diverse esperienze in Europa e dobbiamo capire quale sia la più adattabile al nostro paese e che possa riuscire a far emergere il più nero possibile. Con il nero ti ripaghi il cashback che tu dai. L'importante sarebbe dare al cittadino ogni mese quanto hai speso X, allora se paghi con la carta, il mese dopo, il primo giorno del mese dopo, ti troverai sul tuo conto corrente 100 euro perché hai il 2% sulle spese che hai fatto. Mai parlato di bonus Befana, smettiamo anche questa, non so perché si parla di bonus Befana. Se bisogna dare un ritorno al cittadino, secondo me è importante farglielo vedere nel proprio portafoglio il prima possibile. Secondo me il cashback va restituito mese per mese. Serve un abbattimento importante. Stiamo lavorando per eliminare i costi per le transazioni sotto i 5 euro e ridurli il più possibile sotto i 25 euro. Poi serve sicuramente un credito d'imposta importante, penso ai 150 euro, 200 euro, che possa andare al negoziante che deve iniziare a installare il POS e pagarci il noleggio, la gestione per il primo anno. Sul portafoglio così facciamo vedere tutte le carte che abbiamo che non serviranno più, nel senso noi giriamo con tutte queste carte qua, la possibilità di eliminare tutte queste carte e di averne una sola, ad esempio anche la carta d'identità elettronica che già oggi è una carta avanzatissima perché addirittura questa carta avendo l'NFC all'interno ti permette pure di pagare, potremmo anche pagare, oggi non è abilitata e quindi una sola carta per diverse funzioni. In futuro si potrebbe pensare anche al certificato elettorale, al passaporto, già questa oggi viene utilizzata per girare nell'area Schengen e anche in altri paesi fuori dall'area Schengen con i quali abbiamo fatto dei protocolli. E poi il punto fondamentale, il secondo punto, è la carta di pagamento. E allora potremmo tranquillamente permettere al cittadino con la sua carta d'identità di andare presso il suo sportello bancario, postale o presso un operatore che ti permette di aprire un conto di pagamento su una carta e domani mattina attivare nella sua carta d'identità elettronica che ha sempre con sé, attivare direttamente il conto di pagamento. Risparmi? Secondo me siamo sull'ordine delle centinaia di milioni di euro per la pubblica amministrazione. In realtà eravamo partiti con una nuova card. In realtà sembra sia possibile già utilizzare questo tipo di strumento perché
molto avanzato. E già 12 milioni di italiani sono in possesso della carta d'identità elettronica. E addirittura sono 7 milioni le carte emesse ogni anno. E crescerà questo regime. Quindi è possibile che già in 3-4 anni tutti abbiano questa carta. Stiamo capendo se può essere questa o se deve essere una nuova carta. La norma si può fare immediatamente, legge di bilancio inizio 2020, e potremmo vedere in 3 anni, 3 massimo 4 anni, tutto il sistema regime. È un risparmio importante per tutta la pubblica amministrazione.